Prosegue senza soste l'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova sul crollo del ponte Morandi. La Guardia di Finanza oggi ha eseguito una serie di sequestri di documentazione nelle sedi del Ministero delle Infrastrutture, nell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova dello stesso Ministero, nella sede del Provveditorato delle Opere Pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta e negli uffici della Spea Engineering Spa. I sequestri, oltre che a Genova, sono stati messi in atto a Roma, Milano e Firenze. Sempre nell'ambito delle indagini della magistratura emerge la possibilità che la corrosione dei tiranti, cosiddetti stralli, all'origine del crollo, sia stata accelerata dalla presenza di bolle d'aria nel calcestruzzo che si sarebbero create in fase di costruzione. A quanto sembra, lo stesso ingegner Riccardo Morandi, progettista dell'opera ultimata nel 1967, in una relazione stilata negli anni Ottanta per conto delle autostrade, avrebbe evidenziato una corrosione inaspettatamente rapida degli stralli lato mare del ponte. La Giunta Comunale di Imperia ha approvato il capitolato per la gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti al fine di giungere al 65% di raccolta differenziata entro la fine del febbraio 2019. Obiettivo comunque difficile da conquistare, visto che questo tipo di raccolta, secondo quanto già annunciato dal sindaco Claudio Scaiola, prenderà il via soltanto il 1 febbraio del prossimo anno. In ogni caso, il capitolato approvato dalla Giunta prevede tutte le iniziative che l'impresa dovrà mettere in atto per la gestione del servizio, tra cui la copertura di oltre 23.500 utenze domestiche e oltre 2.300 utenze non domestiche. Previsti anche interventi di spazzamento delle vie cittadine, lavaggio delle strade e fornitura di sacchetti, bidoni e compostiere per la raccolta differenziata dei rifiuti. Consiglio direttivo straordinario per Federgioco al Casino Campione d'Italia per affrontare le problematiche aziendali della Casa da Gioco Lombarda. La proprietà, rappresentata dal sindaco di Campione, Roberto Salmoiraghi, ha parlato con i media in merito alle soluzioni operative dopo il fallimento del casino, che sta affrontando il momento più problematico della sua storia. Un percorso che il presidente di Federgioco Olmo Romeo, consigliere del CDA del Casinò di Sanremo, ha voluto ricordare nel suo intervento. Vogliamo esprimere vicinanza ai lavoratori e alla società, un sostegno che è iniziato da mesi, anche quando la situazione non aveva ancora mostrato tutta la sua gravità e che continuerà. Oggi stesso, dice Romeo, rinnoverò la richiesta di incontro al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, perché reputo determinante un suo intervento e soprattutto poter esprimere compiutamente la drammaticità della situazione del Casinò di Campione. Federgioco inoltre vuole portare al responsabile del Dicastero degli Interni tutte le criticità dei casinò italiani, che rappresentano una risorsa fondamentale per le aree di competenza dal punto di vista turistico, occupazionale e sociale. Questo governo non ha ancora designato il sottosegretario con delega alle case da gioco, sottolinea il presidente Romeo. Per noi una grave mancanza, perché se avessimo avuto interlocutori chiari presso il governo, il dialogo sarebbe stato più semplice. Dobbiamo fare presto perché la clientela si ricolloca. Non esistono vuoti di mercato. Campione rischia di perdere a beneficio di altre realtà, anche straniere, i suoi affezionati visitatori, il patrimonio più importante. Il presidente di Federgioco rammenta: è giusto che venga coinvolta la politica nazionale, regionale e municipale, ma alla fine deve esserci una parola sola, unica direttrice, e questa deve portare alla riapertura del casinò di Campione, importante come gli altri casinò, per l'occupazione diretta e indiretta per l'indotto. Voglio inoltre sollecitare che la chiusura di Campione è un precedente che coinvolge tutti i casinò italiani, che meritano di essere tutelati come importanti realtà aziendali. Per questo chiedo il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali per continuare questo percorso, che passa anche attraverso il dialogo aperto per addivenire al contratto nazionale di lavoro. Ma
ma direi che stiamo andando molto velocemente in anticipo rispetto al cronoprogramma che ci eravamo dati. Ad oggi abbiamo assegnato 49 alloggi, ricordo che si pensava di assegnarne 45 entro il 3 di settembre, quindi questo è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo avuto 56 domande per autonoma collocazione, quindi oltre un centinaio di nuclei hanno già trovato una sistemazione. E abbiamo anche attivato uno sportello operativo da oggi al 17° piano del Matitone presso l'Agenzia Sociale per la Casa, dove chi decide di sottoscrivere un contratto con un privato per la locazione dell'alloggio potrà recarsi ed essere assistito nella definizione di tutte le clausole contrattuali, perché l'obiettivo del Comune è quello di accompagnare le persone in maniera mirata, personalizzata, sia che decidano di aderire ad una proposta di alloggio pubblico, sia che invece intendano rivolgersi ai privati. Un piatto antico e povero ma ricco di tradizione per alimentare la promozione turistica di un territorio. Il comune di Vendone, piccolo paese della Valle Roscia nell'entroterra di Albenga, si è fatto promotore di una iniziativa che ha messo a confronto nel nome della tradizione una chef di professione e una casalinga del paese per realizzare un'antica ricetta del comprensorio, le lazzarene. La prima risale a tempi remoti, la seconda è stata rivisitata e aggiornata. Sindaco, Vendone sta per rivivere, diciamo, le fasi più antiche della sua storia questa sera. Ci vuole spiegare il perché? Infatti, questa sera noi presentiamo le lazzarene. Cosa sono le lazzarene? Questo nome un po' strano. È un piatto tipico della nostra tradizione, della nostra cucina. E ci riporta appunto negli anni passati, quando le nostre nonne, con poca disponibilità, perché i tempi erano tempi difficili, e quindi dovevano cercare di sfamare famiglie numerose con quello che la campagna e quello che riuscivano a trovare. E quindi ecco, le lazzarene sono un piatto della cucina povera, sono costituite da farina di grano mescolata con farina di castagne, proprio perché le castagne qua si trovavano in abbondanza e quindi era un prodotto che consentiva, diciamo, una certa quantità. Parliamo di una pasta fresca, tagliata come dalle altre parti la chiamano escianqui, quindi ha questa forma un po' rettangolare. E in effetti il nome tipico lazzarene è sconosciuto perché non ha un'origine ben individuata, però tanto c'è stata tramandata dai nostri nonni, dai nostri avi con questo nome e noi lo custodiamo e lo portiamo avanti così. E c'è la possibilità di registrarla nella Deco? Sì, l'iniziativa che appunto questa sera prende spunto è proprio quella che nel prossimo consiglio comunale noi porteremo l'approvazione del regolamento per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari per dare la Deco a questo piatto. Cominciamo dalle lazzarene e poi nel proseguo continueremo con altri prodotti tipici che ha il nostro territorio. In questo numero del Salus TG, il Ministero della Salute annuncia che è addirittura d'arrivo la scelta del nuovo direttore dell'AIFA. A Napoli la provocazione, l'ambulanza a pagamento per chi si beve la vita. Via libera del Consiglio regionale delle Marche alla legge sull'obbligo dei vaccini per l'accesso a scuola. Dopo le dimissioni del presidente Stefano Vella dall'AIFA, il Ministero della Salute ha annunciato che è addirittura d'arrivo l'indicazione del prossimo direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La designazione del nuovo DG, dopo la selezione tra i 93 candidati che hanno risposto alla manifestazione pubblica di interesse lanciata lo scorso 13 luglio, sarà presto sottoposta alla ratifica della Conferenza Stato-Regioni. Il Ministero ci tiene a precisare che alla prossima scadenza dell'attuale direttore generale, il 4 settembre, all'AIFA sarà in ogni caso garantita la piena continuità operativa, senza alcun pregiudizio per i pazienti. A
un'ambulanza a pagamento per chi si beve la vita. È la provocazione lanciata sui social network dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate di Napoli per mettere un freno alle chiamate d'emergenza da parte di chi abusa di alcol e droghe, soprattutto il sabato sera. Far pagare un ticket, come succede ai codici bianchi in pronto soccorso, con circa 40-50 euro a chi chiama il 118 dopo essersi ubriacato, potrebbe essere un deterrente, in modo da favorire un consumo di alcol più consapevole, spiega Manuel Ruggero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate. Via libera del Consiglio regionale delle Marche alla legge sull'obbligo dei vaccini per l'accesso a scuola. Una scelta di civiltà, commenta il presidente della regione Luca Ceriscioli in un video sul suo profilo Facebook. Il Consiglio ha approvato a larga maggioranza il testo unificato che ha acquisito le proposte di legge chiamate a modificare l'ordinamento giuridico regionale in tema di vaccinazioni. Hanno votato contro Lega e Movimento 5 Stelle. San Giovanni Decollato. Fu una figura popolare e negò sempre di essere il Messia, affermando la superiorità di Gesù che egli indicava come l'agnello di Dio. Riprovò pubblicamente la condotta peccaminosa di Erode Antipa e della cognata sua amante Erodiade. Durante un festino a Macheronte, la figlia di Erodiade, Salomè, ottenne da Erode la testa del Battista. Secondo il martirologio romano, il 29 agosto è la data del ritrovamento del capo di San Giovanni Battista. Per il suo instancabile peregrinare è protettore delle autostrade e degli albergatori. In ricordo della lunga prigionia e del supplizio subito, è il patrono dei carcerati e dei condannati a morte. È invocato contro l'emicrania. Il centro storico di Taggia è situato nell'immediato entroterra della Valle Argentina, in provincia di Imperia, mentre Arma è una località balneare, due anime di un piccolo paradiso, patria delle famose olive taggiasche. Taggia è un borgo carico di storia e arte, Arma con il suo mare e il suo sole è una stazione balneare che attira ogni anno tantissimi turisti. Abbiamo incontrato alcuni abitanti che si occupano delle più diverse attività. Il presidente dell'associazione Compagnia Armasca, che si occupa di storia locale, una contadina che ci ha mostrato le eccellenze dei prodotti coltivati nel territorio e il campione europeo e italiano di barrel racing. Questo è Orgoglio Taggia e Orgoglio Arma. Sono Angelo Stella, nativo di Arma, e sono presidente dell'associazione Compagnia Armasca, che è nata 35 anni fa da un gruppo di appassionati di storia locale. Avevamo voluto ricostruire un attimo la nostra storia. La particolarità di Arma adesso è tutta basata sul turismo. Anticamente era di più, diciamo, un polo industriale, perché c'erano due fabbriche di laterizi molto attive, c'era il cantiere navale, un cantiere navale che ha varato diverse navi di una certa stazza e, diciamo, era molto attiva come, diciamo, lavoro, diciamo, di imprenditoria. Per questo noi riteniamo che Arma sia una città sopra le righe. Per noi, per tutti i turisti che vengono, che molte, abbiamo la bellezza di 3.000 seconde case. 3.000 seconde case è un bel numero di forestieri che tutti gli anni si alterna nelle loro vacanze. Sono Maddalena, sono di origine di Taggia, abito a Taggia. Sono orgogliosa di far parte di questo territorio. Perché? Perché è un territorio che offre un bellissimo clima, offre cultura, offre tradizione e offre dei prodotti buonissimi della terra che vi invitiamo ad assaggiare. Io personalmente sono una contadina che coltiva la terra e viene a vendere prodotti al mercatino.
Questo mi fa dire che sono orgoglio della Liguria, orgoglio di Taggia. Sono Denis Arreola, campione europeo e italiano di Barrel Racing e Gincana Western. Sono orgoglioso di essere di Taggia perché basta guardarsi intorno per rendersi conto delle meraviglie naturali e climatiche che abbiamo nel nostro paese. E soprattutto in inverno noi con i cavalli riusciamo ad andare in spiaggia, a farci delle bellissime galoppate sulla spiaggia, ed è una cosa che tutta Italia ci invidia. E quindi orgoglio Liguria, orgoglio Taggia.